Partepiano Rondò Veneziano, il centro dello schieramento Ramses con Rugiada Marese che prova a contenerlo, poi gli altri. Insiste Ramses su Rugiada a imboccare la prima curva, lotta serrata con Leo De Martellini che rimane di fuori e va via dritto, poi si getta improvvisamente di galoppo. Rimane così secondo Resole Matto davanti al 7 di Reissa ZS, filtrata bene dalla seconda fila, precede Reindel Brenta e Raveo. Si rimette Ramses, però rimane a largo a centrogruppo, mentre la leader cerca di graduare, seguita da Resole Matto. Non varia nulla con Ramses che sul rallentamento della leader prova a riproporsi, adesso seguito da Reindel Brenta che Augusto Borghetti sposta all'esterno, cercando di prendere la scia. Ancora Raveo in coda, il falloso Rondò Veneziano. Paletto per arrivare ai 600 in spinta, 16.2 la frazione con Ramses che avvicina la leader che sta controllando, dietro a lei Reindel Brenta, Resole Matto all'interno a precedere il 7 di Reissa ZS e Raveo richiesto il passaggio. Frazione in 15.3, 800 metri di gara, non vale assolutamente nulla con Ramses che rimane ai lati di Resole Matto. Retrocedendo leggermente sulla penultima curva, Reindel Brenta che probabilmente andrà via in terza ruota prima del chilometro, visto che Ramses lo sta portando indietro, scatta Reindel Brenta ma è ancora lontano, lo anticipa Resole Matto che va con decisione sulla battistrada, seguito da Raissa ZS che anticipa anche lei Reindel Brenta in mezzo alla pista, di dentro recupera Raveo con Resole Matto che ai 500 finali passa, seguito da Raissa ZS, ancora Reindel Brenta in mezzo alla pista e Raveo all'interno. Ultima curva con la fuga di Resole Matto su Raissa ZS, fa fatica a Reindel Brenta a proporsi, seguito da Raveo. Ultima curva passata in 15.8, Resole Matto attaccato da Raissa ZS che dopo corsa d'attesa sposta ai 100 finali e sul traguardo Paolo Scamardella va a vincere facile su Resole Matto. Per il terzo posto c'è lotta, con tutta mobilità Raveo va a battere Reindel Brenta, 1.17.9 la media per chi vince. A buona quota, Reissa ZS e Paolo Scamardella.